L'Accademia di Belle Arti riapre e restituisce a studenti, docenti e studiosi la sua galleria completamente rinnovata e restaurata. 300 opere tra disegni, sculture, dipinti, fotografie e installazioni dal 600 al 2000 tornano in esposizione nelle sale recuperate anche da importanti musei cittadini. La galleria sarà aperta al pubblico non immediatamente, ci stiamo organizzando. Chiaramente la chiusura da Covid richiede adesso un'organizzazione che ci permetta di riaprire anche al pubblico. Per ora sarà riaperta alla didattica, quindi agli studenti all'interno dell'Accademia e agli studiosi. Ma pensiamo di riaprire quanto prima al pubblico, anche perché l'Accademia, il cui scopo principale è la formazione, ma si trova anche al centro di un polo della città che, partendo dal MAN, passando per la Galleria Principe di Napoli, alle spalle abbiamo il Bellini e poi il Conservatorio, dobbiamo anche svolgere una funzione di diffusione culturale e dell'arte. La collezione dell'Accademia, tra percorsi cronologici, tematici e per generi, ripercorre la ricca storia dell'arte napoletana e vanta anche opere date in comodato d'uso da artisti o eredi. C'è una collaborazione molto stretta con l'Accademia. L'Accademia è un grande patrimonio artistico, culturale, educativo della nostra città. Ci sono già delle collaborazioni in atto proprio sui temi della comunicazione, ad esempio sulla nuova festa della musica, il logo verrà fatto dal Comune insieme all'Accademia. Poi abbiamo grandi progetti su questa zona, perché l'Accademia ha bisogno di nuovi spazi e noi cercheremo di mettere a disposizione degli spazi comunali per intercettare risorse nazionali e creare dei nuovi luoghi per l'Accademia, che sta crescendo tantissimo e ha bisogno di nuovi spazi laboratoriali e nuovi spazi didattici. La riapertura della galleria, presto accessibile anche al pubblico, è un lavoro lungo realizzato con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, che ha consentito di mettere in luce un patrimonio artistico immenso e solo in parte conosciuto. Dopo 4 anni finalmente si riapre la galleria per un riallestimento, e poi è importante perché dopo il Covid è finalmente un segnale di vitalità. La nostra è un'accademia, come sapete, laboratoriale prevalentemente, per cui è importante la presenza, è importante rivivere, e quindi ricominciamo.